Alpe Cimbra nel Trentino orientale, una destinazione all'insegna dello sport con grandi eventi a partire da giugno fino all'autunno, ma anche con tante attività outdoor davvero per tutti, nel segno del divertimento e dell'inclusione. È un'estate che inizia con i primi di giugno, con tantissimi eventi. Non a caso saremo nel 2025 Comunità Europea dello Sport. Questo è un altro importante riconoscimento che la nostra destinazione riceverà nel 2025, a testimonianza del grande impegno nelle attività sportive e nell'organizzazione di eventi. Quindi partiremo con i campionati italiani di ginnastica ritmica, la settimana successiva avremo per la prima volta i campionati europei obstacle race, quindi di corsa ostacoli, che si svolgerà all'interno dei nostri boschi, quindi un evento bello per chi lo pratica, ma altrettanto bello, anche semplicemente divertente, per chi viene ad assistere. Con orgoglio riospiteremo la nazionale italiana di basket maschile, che sarà appunto sull'Alpe Cimbra per il ritiro, 100 km dei Forti, che è una delle gare più importanti, una gran fondo sul tema della mountain bike, e che quest'anno avrà per la seconda volta anche una gara riservata a chi utilizza land bike. Quindi la nostra attenzione sull'inclusività è sempre molto forte, e così sarà per tutta l'estate con i ritiri di calcio, Cittadella e l'Hellas che viene per la prima volta a Folgaria, gare di orienteering, camp di scherma con Andrea Cassarà, il grande basket per i ragazzi, con 5 settimane di camp. E quindi sarà un susseguirsi di eventi sportivi, ma sarà anche un susseguirsi di una proposta molto ricca di attività per i nostri ospiti, che sull'Alpe Cimbra possono praticare le attività sportive più diverse, dal trekking alla mountain bike, alle attività sul lago di Lavarone e bandiera blu d'Europa, il golf con un campo a 18 buche. Spesso dico: chiedetemi cosa non si può fare, che forse riusciamo a trovare qualcosa, perché in realtà sono possibili veramente tutte le pratiche sportive. Un'estate davvero ricca di opportunità, con alcune date da tenere d'occhio e pacchetti tematici dalle famiglie al gusto. Sì, durante tutta l'estate abbiamo dei pacchetti tematici che sono disponibili sul nostro sito alpecimbra.it, dove potete prenotare la vacanza, quindi pacchetti per le famiglie, i pacchetti del gusto per chi vuole abbinare alle camminate o al relax quella che è la scoperta delle privatezze del territorio, ma anche degli eventi che parlano di cibo, come la cammina lago oppure la degustando l'Oltresommo, che sono dei trekking molto belli dove a tappe si degustano le privatezze dell'Alpe Cimbra. Non c'è però solo l'estate, il progetto Belle Stagioni è un invito a scoprire la montagna in primavera e in autunno, quando è meno affollata e ricca di fiori e colori. Una novità di quest'anno è anche il progetto Belle Stagioni, che condividiamo con la Valsugana, per la valorizzazione della primavera e dell'autunno, che sono due stagioni bellissime. Io dico sono belle perché sono i momenti in cui la natura dimostra dei cambiamenti importanti. Oggi chi arriva sull'Alpe Cimbra rimane folgorato dal verde, è un verde veramente rigoglioso. In primavera è anche un'esplosione di fioriture, quindi è un momento bellissimo per godersi la montagna, belle perché le montagne non sono affollate e quindi possiamo veramente goderci il silenzio dei boschi. E belle perché durante queste due stagioni, in particolare nell'autunno, sia in Alpe Cimbra che in Valsugana, sono tantissimi gli eventi legati all'enogastronomia, alla tradizione, alla cultura. E ne ricordo uno per tutti, la Brava Part, che si tiene a fine settembre, questa grande sfilata con oltre 1000 figuranti che vanno a rappresentare gli antichi mestieri del territorio. Tutte le informazioni, come sempre, su alpecimbra.it.